Abbiamo approvato il federalismo fiscale, adesso quando saranno operativi i decreti attuativi, finalmente i nostri comuni, le nostre province, le nostre regioni avranno autonomia finanziaria. Questo vuol dire che i soldi che si pagano in tasse non andranno più tutti a Roma e non ci sarà più qualcuno a Roma a decidere come spenderli, ma rimarranno sul nostro territorio, a disposizione dei nostri sindaci per aiutare la nostra gente. Grazie a Maroni. La sicurezza, lo avevamo detto in campagna elettorale, bloccheremo i flussi dei clandestini in arrivo sulle nostre coste, lo abbiamo fatto, appena arrivati al governo, ai nostri alleati, su questo siamo stati chiarissimi, noi non siamo più disposti a far arrivare tutti e a mantenere tutti in questo paese, clandestini a casa nostra non li vogliamo, e ormai sono settimane che il bollettino delle presenze dei clandestini nel centro di accoglienza di Lampedusa, che era sempre strapieno, dice zero clandestini presenti a Lampedusa, zero, non ne arriva più neanche uno. Voglio ringraziare con un cartello, e lo dico con certo orgoglio da Veneto, anche il ministro Zaia. È arrivato a Roma un anno fa e invece di chiudersi nel ministero, come hanno sempre fatto nel palazzo, gli altri ministri dell'agricoltura è andato in Europa a battersi a favore dei nostri agricoltori, dei nostri lavoratori. Ha portato a casa il decreto sulle quote latte, 20 anni che cercavano di risolvere questo problema, l'ha fatto Zaia. Dunque, grazie veramente ai nostri ministri e a tutti voi militanti che ci avete aiutato in questa campagna elettorale. Senza di voi la Lega non riuscirebbe a trasmettere sul territorio le sue battaglie. Grazie a tutti, viva Bossi, viva Bottina, viva la Lega! E ora il momento più atteso dal popolo di Fontina, 842 anni fa, 20 città lombarde, qui giuravano in nome della libertà, ne guidava un grande condottiero, Alberto da Giussano, il popolo padano, orgoglioso e tenace, sconfisse l'invincibile armata barbarossa. Questa è la storia, e la storia si ripete, e oggi le 20 città sono diventate centinaia, a guidarla un grande uomo, un uomo che come Alberto da Giussano ha ridato dignità e orgoglio ad un popolo sottomesso, che come Alberto da Giussano ha ridato speranza e ideale ad un popolo ormai smarrito, un uomo che come Alberto da Giussano è nato per guidare il suo popolo alla libertà. Lui è il simbolo di Fontina, ma è una spagnola. Nel marasma politico italiano una cosa è certa, che lo zoccolo duro della Lega non si è venduto. Molti partiti muoiono in camera perché la loro base non vuole più combattere. La base della Lega, lo dico con chiarezza, è sempre quella di sempre. Vuole combattere, vuole lottare, non si è venduta, non si è neppure seduta, infatti viene qui sotto il sole, a morire sotto il sole, e tra breve sarà l'acqua sul campo, chi sta, se è troppo caldo potrà mettersi sotto l'acqua. Comunque, quello che è importante, a
anche il risultato elettorale dice esattamente questo, che non solo i ministri hanno fatto bene, federalismo fiscale, Maroni ha fermato l'invasione. Maroni l'ho levato io a Varese tanti anni fa, poi dalla paura era scappato in Inghilterra a lavorare, ma è ritornato e gli ho fatto trovare parte dei debiti che la Lega aveva accumulato. Prima era l'avvocato della Avon, una fabbrica qui vicino, una fabbrica di rossetti, di profumi per le donne. Va bene, no? È stato anche quello. Vabbè, comunque, sapevo che sarebbe stato un buon ministro dell'interno. È stato forte che Gaddafi. È stato forte che Gaddafi, anche perché ha detto a Berlusconi: voi avete un ministro dell'interno che vuole la padania. Meno male. D'altra parte, noi sapevamo bene, lo spiegavamo ai giornalisti che spesse volte capiscono quello che interessa ai loro padroni. La Lega non è un movimento qualunquistico e quindi facilmente scomponibile. Noi non ci scompone, non ci divide nessuno. E quindi l'accordo, oggi vedete bene, che l'accordo con Berlusconi è stato, diciamo, l'occasione, non per diventare, non per la sedia di ministro, ma per fare il federalismo. E d'altra parte dobbiamo dare atto a Berlusconi, che con noi ha mantenuto la parola, ci ha dato i voti sul federalismo, ci ha dato i voti sull'immigrazione, questa è la linea. E quindi noi trattiamo bene chi ci tratta bene, è evidente. È andata bene, d'altra parte io non avevo paura a fare accordi con chi che sia, perché la Lega non è scomponibile, noi non siamo uniti al qualunquismo, ma dall'amore per la Padania che realizzeremo. Noi non siamo l'espressione di una protesta, ma la ferma volontà di un popolo. Ebbene, era facile. Quando qualcuno, mi ricordo quando qualcuno aveva timore degli accordi, no, no. Tanto a noi non ci scompone, non ci dividono, no, no, è saldo, siamo saldi. Noi siamo pronti a condurre fino in fondo la lotta di liberazione, della nostra liberazione. Fratelli, voi sapete che le cose vanno fatte quando è il momento, il più presto possibile, quando è il momento. Noi non abbiamo fatto la Lega per vincere solo qualche elezione, l'abbiamo fatta per portare la libertà i popoli padani, per questo motivo. Fino allora noi non andremo in pensione, staremo qui a prenderci le nostre responsabilità, fratelli padani. Libertà! 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 Libertà!